MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition è un PC portatile da 15,6 pollici che monta le nuove CPU Alder Lake capace di offrire gaming di qualità a un prezzo abbordabile. Questo grazie all'utilizzo di un modello base meno lussuoso, con chassis in plastica e l'adozione di memorie DDR4. I materiali sono comunque ottimi, con dettagli sfiziosi e un hardware pensato per il gaming di alto livello. Le opzioni d'acquisto includono CPU top di gamma, RAM aggiuntiva e doppio SSD PCI Express 4 da 1 TB. Il modello arrivato in redazione equipaggia un Intel Core i7-12700H, una Nvidia GeForce RTX 3060 con Dynamic Boost fino a 140 W e un singolo SSD da 1 TB, ma non rinuncia allo schermo di punta dei modelli Crosshair. Riuscirà a convincerci nonostante i compromessi? Seguiteci che vi raccontiamo i suoi punti di forza e le sue inevitabili debolezze. Questa edizione speciale, lo dicevamo in apertura, cerca di tenere sotto controllo il prezzo. Lo chassis è quindi in plastica, la batteria è da soli 53,5 Wh e le memorie sono di tipo DDR4. Il PC arriverà in Italia ad aprile con un prezzo consigliato di 1.999 euro, vicino a quello di modelli della scorsa generazione equipaggiati con una Nvidia GeForce RTX 3070. In questo caso, però, la dotazione include un SSD PCI Express 4 e il design curato di un'edizione speciale. Abbiamo così dettagli come il logo Rainbow Six illuminato sul coperchio e l'inclusione di un mouse con tappetino a tema. Completa il pacchetto un processore da 20 thread di ultima generazione e una Nvidia GeForce RTX 3060 da 6 GB di GDDR6 come GPU dedicata. Purtroppo, ve lo anticipiamo, l'Intel Core i7-12700H risulta più caldo di quanto avremmo sperato, visto che deve gestire 14 core rispetto agli 8 della generazione precedente. La connettività più avanzata invece non viene sfruttata a fondo, con solo una classica porta Ethernet da 1 gigabit e la compatibilità con lo standard Wi-Fi 6. La porta HDMI 2.1 si ferma alla risoluzione 4K a 60 Hz, senza variable refresh rate, e nessuna delle 4 porte USB disponibili è di ultima generazione. Anche quella USB-C, infatti, è di tipo 3.2 di prima generazione. Come già detto, la memoria RAM da 16 GB è di tipo DDR4 a 3200 MHz invece che di tipo DDR5. Nessun compromesso invece sullo schermo. Un pannello da 15,6 pollici di tipo IPS con risoluzione 1440p, refresh a 165 Hz, tempi di risposta contenuti e una gamma DCI-P3 del 100% che promette alta fedeltà del colore in funzione di giochi, film e grafica in generale. Lo chassis del PC MSI è in plastica, ma i materiali sono buoni e la parte superiore in metallo dà solidità. Non ci ha convinto soltanto la cornice, che diventa più spessa in corrispondenza della modesta fotocamera da 720p. Per il resto, la qualità si sente, anche al tatto. Il portatile risulta maneggevole nonostante non sia per niente sottile e nemmeno troppo leggero. L'estetica ispirata a Rainbow Six Extraction si traduce in una combinazione di colori convincente, con dettagli distintivi come il logo illuminato al centro dei fregi del coperchio e sotto la tastiera. Quest'ultima è retroilluminata ma priva di RGB, mentre i tasti sono caratterizzati da trasparenze colorate che esaltano la combinazione VASD, che brilla di un giallo intenso. Altri tasti sono uguali a quelli della versione standard, a membrana, incassati e con una corsa di 1.7 mm. Cambia invece il trackpad, con scritte a tema e leggermente più piccolo sull'asse verticale. Si tratta però di un elemento secondario per un portatile da gaming che arriva già abbinato a un mouse. Una volta acceso, l'attenzione si sposta inevitabilmente sullo schermo, che restituisce una gamma elevata vicina al 100% dello spazio DCI-P3 dichiarato. Insieme a una luminanza effettiva uniforme e costantemente sopra i 300 nit, offre un'immagine vivida con solo un leggero backlight bleeding agli angoli. Buono anche il contrasto in relazione alla tipologia di pannello utilizzata. La resa delle immagini in movimento, anche in titoli piuttosto concitati, è convincente. I nostri test hanno messo in evidenza un pizzico di ghosting che è rimasto invariato anche attivando l'overdrive del software MSI. All'atto pratico, però, non abbiamo rilevato artefatti di sorta e nemmeno problemi di input lag. L'ampia copertura del colore offre margini operativi
anche a chi lavora come creatore di contenuti. La CPU è infatti caratterizzata da prestazioni complessivamente superiori a quelle della scorsa generazione, grazie ai suoi 14 core. Il rovescio della medaglia in questo caso sono le temperature, che si impennano mentre il thermal throttling porta a una fluttuazione dei punteggi. In questi casi viene in soccorso la modalità bilanciata, che frena le prestazioni della CPU in multithread, ma non interferisce con la scheda video. La GPU è sfruttata al massimo, con prestazioni decisamente superiori rispetto alle 3060 montate sui portatili da gaming della scorsa generazione. Le sue prestazioni sono consistenti e consentono di giocare con le impostazioni grafiche al massimo anche su titoli massicci come Cyberpunk 2077. Diversa ovviamente la questione in 4K, dove si fa sentire anche il limite dei 6 GB di memoria. Qui arriviamo comunque oltre i 30 fps in Dirt 5 e Control e superiamo i 60 fps con Gears 5 grazie alla combinazione tra ottimizzazione e DLSS. Non male per un PC che mantiene le promesse sulle prestazioni, mettendo sul piatto anche un impianto a due altoparlanti buono per giocare, meno per l'ascolto della musica a causa di bassi limitati. L'SSD in dotazione non è da record, ma i caricamenti sono comunque veloci. Soddisfatti da estetica e prestazioni, arriviamo ai punti dolenti, che dipendono in gran parte dal processore. L'Intel Core i7 12700H parte infatti da 50 gradi nelle operazioni desktop, con un sistema di dissipazione a due ventole e 6 tubi in rame che non riesce a tenere a bada i 14 core della CPU. Questa restituisce prestazioni molto elevate, ma grava sulla batteria. Già piccola di suo, è appena sufficiente a guardare un paio di film nonostante l'uso della GPU integrata. Inoltre soffre a causa di temperature analoghe a quelle dei processori più caldi della generazione scorsa. Abbiamo così picchi di 96 gradi raggiunti tanto negli applicativi pesanti quanto nei giochi. Ed è un problema che si risolve solo parzialmente ricorrendo alla modalità bilanciata, mentre la modalità turbo permette di aumentare la velocità delle ventole a discapito della loro silenziosità. Il motivo di tale riscaldamento è in parte dovuto al tentativo di restare intorno ai 43 decibel di rumorosità, ma con i titoli più impegnativi le temperature prima o poi salgono, spingendo la ventilazione al massimo e portando la soglia del rumore a 53 decibel. L'edizione dedicata a Rainbow Six Extraction dell'MSI Crosshair 15 è frutto di compromessi pensati per offrire una buona esperienza in gioco a un prezzo tutto sommato abbordabile. Ed è con questo spirito che combina uno schermo di alto livello, un processore di ultima generazione da 14 core e un Nvidia GeForce RTX 3060 abbastanza spinta. Il tutto impacchettato però in un modello economico che non sembra all'altezza del compito. Le temperature troppo elevate raggiunte dalla CPU con una ventilazione invadente persino in modalità bilanciata evidenziano qualche problema di calibrazione software. Ma nel complesso rimaniamo di fronte a un dispositivo dalle prestazioni decisamente elevate. Voi trovate accettabili questi compromessi o avreste preferito un focus differente? Diteci la vostra nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sulla campanella delle notifiche e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi, mentre a me non resta che ringraziarvi per aver guardato e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.